Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, pronostici Serie A 32esima giornata. Giornata scorsa che è partita subito male perché le prime due hanno perso Juve e Lazio, rispettivamente contro Lecce e Milan, e quindi purtroppo quando perdono le prime due ovviamente saltano un sacco di schedine, ma è una cosa che succede di rado, mentre abbiamo fatto molto bene nelle altre partite. Prima di iniziare i pronostici voglio salutare alcuni dei miei nuovi iscritti. Saluto Giuseppe Terlizzi, Peppe ZG e Nick06. Ragazzi, io vi ringrazio per l'iscrizione. Tra l'altro Nick06 ha un canale dove fa pronostici anche lui, andatelo a vedere e iscrivetevi al suo canale. Chi non ho salutato e si è iscritto, me lo scriva perché magari me ne sono dimenticato oppure non mi è comparso tra le notifiche. Non voglio fare torto a nessuno, quindi scrivetemelo, scrivetemelo e scrivetemelo. Allora ragazzi, Lazio-Sassuolo. La Lazio ha appena preso una scoppola, la seconda scoppola di fila dopo aver perso col Milan, ha perso con Lecce. E il Sassuolo è una squadra che sta dando fastidio a molte altre squadre. Io quindi in questa partita, anche se l'uno è dato a 1,66, che è un'ottima quota, io qua starei sull'over 2,5. Brescia-Roma. Il Brescia, diciamo che ha provato a respirare nella partita contro il Verona, che ha vinto 2-0. Però la quota della Roma, il 2, è molto interessante perché è 1,50, quindi secondo me bisogna per forza giocarla. Juve-Atalanta. Bellissima partita, sarà sicuramente una partita speciale. E io dico di mettere l'1, anche se non so se poi andrà a finire così, ma una Juventus a 2,20, ragazzi, non bisogna lasciarsela sfuggire. 2,20 in casa, quindi mettiamo l'1. Genoa-Spal. La Spal sempre ultima, il Genoa in questo momento è terz'ultimo, ragazzi, ha un'occasione d'oro per fare 3 punti, per portarsi a 30 punti e per provare a scavalcare il Lecce. Se non la sfrutta, secondo me ha già mezzo piede in Serie B. Quindi Genoa Spal 1, data 1,70, tra l'altro con un'ottima quota. Parma-Bologna. Parma-Bologna è una partita veramente, veramente bella, un derby. Le quote sono equilibratissime: 2,70 il Parma, 2,50 il Bologna e 3,45 il pareggio. Io consiglio di non giocare nessun segno 1x2, ma qua potremmo mettere tranquillamente un over 1,5. Fiorentina-Verona, ecco, la Fiorentina ha bisogno di punti, deve salvarsi e non è ancora al sicuro. Il Verona, dal canto suo, sta facendo un ottimo campionato, una squadra di tutto rispetto, 43 punti. È vero che la Fiorentina ha più bisogno mentre il Verona meno, però il Verona è una squadra che si fa rispettare, quindi io qua metterei un over 1,5. Cagliari-Lecce, attenzione, il Cagliari è in una situazione di classifica tranquillo. Il Lecce ha bisogno di punti perché ha appena superato il Genoa e quindi insomma ha più motivazioni del Cagliari. C'è da dire che le quote vedono strafavorito il Cagliari a 1,83, la vittoria del Lecce addirittura a 4,70. Io proverei, dato che la quota sarà molto interessante, credo che sarà sul 2,20, a giocare l'X2. Udinese-Sampdoria. Allora, se dovessi immaginare così un risultato, immaginerei l'X. Guardando le quote, direi che più o meno sono equilibrate sia statistiche che anche quelle date dal bookmaker. Mi coprirei con una bel 1x che tra l'altro è data 1,50, quindi un'ottima, ottima quota. Napoli-Milan. Napoli-Milan sarà una bella partita. Diciamo che il Milan potrebbe provare all'affondo per superare il Napoli e quindi andare al sesto posto. E c'è da dire che il Napoli non è squadra così facile da battere. Mi piace giocare una quota di 1,60 il gol ospite, sì, quindi il Milan che segna fuori casa. Chiudiamo con questa partita. L'Inter non la pronostico, anche perché sbaglierei, perché io metterei sempre la vittoria all'Inter, non sarei imparziale. Io vi invito intanto a non giocare tutte le partite insieme, meglio in singola o massimo 3 in una schedina. Andate a vedere il mio video che si chiama 3 metodi per scommesse vincenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Io vi saluto e vi auguro di vincere tanti, tanti soldi. Ciao!